Buongiorno. Lo era. È venuto qui con la moto? No, sono venuto col tram, sono venuto. Sa, siccome non fa fermate a casa mia, no? A ritorno mi butto dal finestrino, sa, magari col casco non mi faccio più di tanto male. Anche per la cervicale? Soprattutto per la cervicale. E come mai la rubrica? Sta cercando un numero? No. Sa, siccome ho avuto un bambino, mi sto facendo un'idea dei nomi. Sa, col primo abbiamo fatto così. Abbiamo aperto una pagina a caso, ho puntato la matita e gli ho dato il nome. E come l'ha chiamato? Banca Nazionale dell'Agricoltura. Certo è un po' lunghino come nome, eh? Ma a casa la chiamiamo BNA. Ah, perché è una signorina. Sì. Beh, certo è stato fortunato che sia nata una femmina, cioè col suo metodo, no? Perché se nasceva un maschietto, BNA non andava bene. Certo. Ci sarebbe stato bisogno di qualcos'altro. Che ne so, credito italiano. Cri. Bravo, ottima osservazione. Perché ho ragione, sa? Sì, lei ragiona. Perché questa testa funziona, sa? Quella bolla d'aria lì funziona. Ma senta un po', ma le pare che io cerco il nome del mio figlio qua sopra? Ma le sembra? No, no. Lei lì sopra non può trovarlo perché non è ancora nato. Prima uno deve nascere, poi dopo un po' gli allacciano il telefono e poi dopo, ma molto dopo, diciamo che sia ad honoris causa, uno può finire su quel libro lì. Perché io ragiono, sa? Sì, lei ragiona. Sì. Infatti proprio se io devo immaginare uno che ragiona, penso a lei proprio. Come passa il tempo? A volte un po' meno. Che poi, no? Io e lei ci incontriamo sempre qui, in questo parco. È di Roma? No, sono di Aosta io. Io mi sveglio tutti i giorni alle 3 di notte, no? Prendo la Vespa e vengo qua. Sì, è stato autunno, primavera, inverno, ghiaccio, neve, fango, non me ne frega niente. A me, ma chi me lo fa fare di stare lì al Gran Paradiso? Pure questo nome, Gran Paradiso. Non sarà poi tutto sto bel posto, no? No, a me non me ne frega niente. Io prendo e vengo qua, al parco di Via Ginamazza, qua con i topi lunghi così, e i secchi che li svuotano una volta al mese. Ed è qui col cane? No, non sono qui col cane, sono qui col capriolo. Senta, scusi, ma il capriolo, no? Si chiama così perché fa le capriole? Sì, anche il lama si chiama così perché quando corre taglia l'erba. Perché sputa sempre, povera bestia. Sì, è l'effetto taglia erba. Senta, ma il capriolo le sta facendo ancora le capriole? No, adesso si è stufato. Con la polenta? Cosa? Il capriolo stufato con la polenta. È un cane. Che schifo! Un cane stufato con la polenta! È un cane! No, guardi, lei mi vuole dare lo stufato di cane con la polenta, una schifezza terribile! Ascolti un secondo, ascolti! Io sono di Roma e sono venuto qui col cane. È già andato via il signore di Aosta? Sì. Ma non l'ho neanche salutato! Vabbè, forse aveva fretta, è venuto con la Vespa. Gli scadeva lo ski pass. Sono sicura che lo rivedrò, eh? Purtroppo sì. Ma sa che la vedo bene? Grazie. No, davvero, anche il viso. È abbronzato. Sono stato in vacanza. Ah! E dove? Alle Maldive. Al mare? No, nell'entroterra. Sono andato in un'agenzia, ho detto dov'è l'entroterra? In un'isola di 10 metri quadri abbiamo puntato il goniometro e abbiamo trovato l'entroterra. Poi sono partito col charter e ho fatto 15 giorni a funghi e fagiani. Ma che bello! Guarda, è la mia passione, proprio io se vedo il mare vomito proprio, no? Ho pensato, qual è l'entroterra più bello? Le Maldive, sempre verdi. Sì, l'entroterra, sempre verdi. Ma ci sono le rane? Soprattutto le rane, pieno di rane così proprio.
C'è l'atollo della rana. Ma mi sembrava di averne sentito parlare. Vero? Sa? Sì, sì, ma infatti ha visto le foto dall'alto, no? Oddio, belle verdi, no? Non è la vegetazione, sono le rane. Sì, 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 e stanno lì tutte fitte fitte. Ma pure nell'acqua. Sì, il mare rischia di essere solido per quante rane ci sono. Un'esplosione di rane proprio. Che poi sono anche buone le rane. Saltate. È capita! Le rane saltate che sono buone! Una battuta! No. Era un po'. Senta, che per caso avrebbe una matita perché ne sono momentaneamente sprovvista? Prego. Grazie. Si chiama Pietro, eh? Pietro. Certo che è un bel nome per una matita, eh? L'ha trovato lì sulla rubrica. No, questo è dalla A alla L. Ma sai che ci potrebbe mettere un collarino piccino, perché Pietro è davvero un bel nome. Senta un po', si chiama Pietro perché torna indietro. Da sola? Cioè se la lancio torna indietro tipo Lessi? No, tipo Scrissi. Ciao Pietro. Senta un po', si chiama Pietro perché deve tornare indietro. Cioè, non sale in boschi, non la metta via. Ma ci mancherebbe. No, mi mancherebbe, è diverso il concetto. Ecco, così scrive meglio. Caro diario, virgola, oggi ho conosciuto una persona che mi ispira tanta simpatia. Metta pure che la cosa non è reciproca. Guardi che non stavo parlando di lei. Ah. Ora, invece, sono seduta sulla panchina di fianco a un signore un po' scontroso. Senta, io non sono scontroso. Permaloso. Non sono neanche permaloso. Bugiardo. Mi ridia la matita? È molto possessivo. Punto. Ecco, brava. Rotto la punta. Se la usa come una trivella, ci credo che si rompe. Guarda che la carta la fanno col petrolio, non è che va ritrovato poi dopo il petrolio. Senta, non è che avrebbe un temperino perché ne sono momentaneamente sprovvista. Certo, ecco pronto qui il signor Buffetti a darle tutto quello che desidera. Grazie. Prego. Senta, ma questo come l'ha chiamato? Rino? Il temperino? Una battuta! È simpatica, ma come un'unghia incarnita lei proprio. Grazie. La vita è come una matita. Più va avanti e più si accorcia. Senta un po', Zarathustra, sta facendo la punta alla matita o la legna per il camino? La punta alla matita. Ho capito, ma se continua così arriva il gomito, Ecco, così se piove c'è già la segatura. Dove ero rimasta? Ah sì, punto! Porca miseria! Si è rotta la punta. Ho capito, punta, non punto. Ma se io punto, punto. Ho capito, ma faccia un po' più piano, no? Non è che avrebbe un temperino perché ne sono momentaneamente sprovvista. Ma quando il temperino mi dia tutto, poi che qua andiamo a disboscare l'Amazzonia se continua così. Non ci sono più le punte di una volta. Soprattutto le ultime due. Ma perché ne ho rotte due? Sì, lei le cose le rompe sempre due alla volta.